sono particolarmente orgoglioso di ricevere la cittadinanza onoraria di questo paese, che soddisfa la mia metà, il mio DNA, che per metà è sannita e metà napoletana. Quindi come acquisiamo, viviamo nel cuore dell'antico Sannio, e quindi potete immaginare ciò che sono in questo momento. Volevo anche ribadire che è importante che si sia, la cerimonia sia avvenuta in questa data, perché io considero Diego Armando Maradona, dopo Francesco II, l'ultimo re di Napoli, per chi ci ha avuto di pacca la faccia. E soprattutto non ha tradito gli agnelli offrono a segno in bianco per spostarsi la sua squadra, gli disse non posso tradire questa gente. Quindi potete dire tutto che voi mi amando per tutto, ma è un grande. Infine voglio concludere, anche dal centro che sei stato qua, è vero, ci siamo divisi in mille rivoli, ognuno il fiumicello suo, l'otticello suo, può essere così. Però, nonostante questo, stiamo andando avanti. E se stiamo andando avanti, io cito sempre i nostri tre pilastri, che ho sempre citato, sono tre, personalmente, che con loro scritti, con le loro iniziative, hanno dato inizio a questo film. E sono Michele Topa, fossero stati loro tre negli anni 60, che erano soli, non saremmo arrivati a iniziative come queste, iniziative concrete, attive, combattive come quella di Enrico Cotangelo, come quella per esempio di Vincenzo Giannone, che è stata a scappare una scuola a Ferdinando II. Quindi queste cose, atti concreti che nonostante tutto, nonostante le nostre divisioni, nonostante i nostri puntigli personali, andiamo avanti. E può darsi chissà, come diceva lo stesso personaggio di Raniero, ci vogliono 100-150 anni affinché si cominci a rimettere coscienza, può darsi che i nostri figli, i nostri nipoti vedranno realizzato il sogno a cui noi abbiamo dato inizio. Grazie.